La bella Valtrompia, la bella Valtrompia, oggi una puntata interessante, come mi auguro ovviamente che siano state e saranno interessanti tutte quante le puntate di questi mesi della bella Valtrompia. Oggi siamo a Lumezzane, Lumezzane, Valtrompia sì, ma attenzione, Valgobbia. Evidentemente Valgobbia deriva dal nome del torrente affluente del Mella che qui scorre. Quindi Valtrompia, Valgobbia, Lumezzane, un paese, o meglio da qualche anno una città, con oltre 23.000 abitanti. 23.000 abitanti sostanzialmente tutti agglomerati in un territorio che non è molto esteso per avere una popolazione di 23.000 abitanti, un territorio e case e fabbriche e industrie e aziende artigiane abbarbicate una sopra l'altra come lo erano in tempi ormai lontani. Lo sviluppo di Lumezzane parte sostanzialmente da dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 1950, con poi lo sviluppo economico. Qui è un fervore inimmaginabile, incredibile, meraviglioso per quel che riguarda il lavoro, il grande lavoro. Se la media Valtrompia è ogni casa un'officina, qui a Lumezzane ogni casa sono due officine, per il semplice fatto che la casa officina sostanzialmente verificava la possibilità di lavorare giorno, notte, quando in condizioni anche massacranti, perché da ogni parte d'Italia e da ogni parte anche del mondo qui si sono radunati, si sono incontrate generazioni di persone che hanno lavorato sul territorio, dalla Sardegna in particolare e dal Pakistan negli anni, nei decenni più recenti in particolare. È un sistema di agglomerazione urbana e agglomerazione abitativa, direi anche molto interessante, per il semplice fatto problematiche serie, problematiche gravi qui non se ne sono mai avute. Ma oggi parliamo di economia, parliamo di imprese artigiane, parliamo di imprese che qui a Lumezzane si sono create appunto nel corso degli ultimissimi decenni, dal 1950 in poi. Ho detto popolazione quasi 24.000 abitanti, aziende artigiane 1933 all'ultimo censimento, tenendo anche conto che le aziende artigiane da qui, da Lumezzane, da questo territorio impervio dal punto di vista residenziale, industriale e abitativo, da qui molte centinaia di aziende artigiane e industriali hanno dovuto andarsene e si sono tutte spostate nella bassa bresciana, nella pianura, oltre vicino all'autostrada, vicino al passaggio dell'autostrada, per problemi di possibilità di espansione. Quindi abbiamo il fatto che, facendo un rapporto fra gli abitanti e le aziende, abbiamo praticamente una azienda ogni 12 abitanti, e da questo punto di vista molte aziende si sono specializzate, producono casalinghi, rubinetteria e quant'altro serve per il settore degli arredi, del bagno e tutto quello che ne concerte. La esportazione a livello mondiale del pentolame di ogni genere è conosciuta da tutti. Diciamo pure che le aziende industriali sono forse quelle più conosciute lontane nel mondo, in ogni angolo del mondo, ma qui abbiamo molte, moltissime centinaia di aziende artigiane. Ed è appunto di artigianato che parliamo, in particolare con l'Associazione Artigiani della provincia di Brescia qui a Lumezzane, in via Massimo D'Azeglio, dove fra un attimo ci richiamo. Perché? Per il
semplice fatto che stiamo presentando con l'associazione artigiani della provincia di Brescia la realtà associativa artigianale della nostra zona. Oggi vi parliamo nello specifico dell'associazione artigiani qui di Lumezzane, fra qualche settimana vi parleremo dell'associazione artigiani, della presenza dell'associazione artigiani e degli artigiani nel restante parte della Valtrompia, dalla media Valtrompia da Sarezzo, ma qui con 24.000 abitanti e con 2.000 aziende evidentemente la realtà è unica, il mandamento è unico. E dunque vediamo di incontrarci con i vertici dell'associazione artigiani, che sono ovviamente, lo abbiamo già conosciuto, il direttore Gabrielli, incontreremo poi ovviamente il presidente Bortolo Agliardi, ma incontreremo soprattutto alcuni artigiani e rappresentanti dell'associazione di Lumezzane, con i quali scambieremo o sentiremo meglio le loro opinioni in termini di esigenze e di necessità delle loro imprese e delle loro aziende. Quindi da Lumezzane, Associazione Artigiani di Brescia, qui a Lumezzane, Lumezzane, Valgobbia. Con il direttore generale dell'Associazione Artigiani della provincia di Brescia, qui in questo momento nella sede di Lumezzane, un colloquio per comprendere come l'ufficio di zona di Lumezzane si inquadra all'interno dei molti uffici di zona dell'Associazione Artigiani diffusi in tutta la provincia di Brescia. Qual è il suo ruolo, poi lo vedremo nel singolo, poi incontreremo alcuni artigiani della realtà di Lumezzane. Ma direttore, buongiorno intanto. A lei. Cosa è un ufficio di zona, quali funzioni svolge e come sono gli altri uffici di zona della provincia dell'Associazione Artigiani? Beh, sostanzialmente gli uffici di zona, ne abbiamo 14 in provincia di Brescia, sono un po' la propagine di quella che è la sede centrale. Nella precedente trasmissione abbiamo avuto modo di conoscere tutti i servizi che vengono fatti all'interno della sede centrale. All'interno invece di un ufficio di zona vengono riproposti esattamente gli stessi servizi, con il fatto che però c'è una vicinanza diretta con il territorio, e a Lumezzane devo dire è uno dei nostri principali uffici, anche perché il territorio di Lumezzane è a livello globale conosciuto per la sua alta imprenditorialità. Oltre 2.000 imprese, un'impresa ogni 12 persone, questa la dice sicuramente lunga su quello che è l'imprenditorialità presente nel territorio di Lumezzane, ed è per questo che storicamente l'Associazione Artigiani è qui con un ufficio che presta tutti i servizi di cui ha bisogno l'impresa, e quindi con la comodità, fra virgolette, di non dover arrivare a Brescia, ma direttamente presso l'ufficio l'imprenditore artigiano può avere tutti i servizi che desidera. Direttore, siamo in via Massimo D'Azeglio, praticamente nel centro di Lumezzane, se Lumezzane può dirsi avere un centro, perché essendo sparsa in un ampio territorio, tutto pieno di appunto aziende artigiane. La penetrazione dell'associazione artigiani rispetto agli aderenti è soddisfacente? Sicuramente sì, all'interno di questo ufficio ruotano circa un centinaio di imprenditori che utilizzano i servizi che noi offriamo.
siamo. Considerate che nel territorio lumezzanese sono circa 450 le imprese artigiane che hanno un ruolo importante perché negli alti e bassi dell'economia che ci sono stati nell'ultimo ventennio, la piccola impresa è stata quella che è stato il vaso compensatore delle difficoltà della grossa industria, e quindi nel momento in cui c'erano fuoriuscite di persone dalla grossa industria, il piccolo imprenditore era quello che dava la possibilità di un lavoro a chi non ce l'aveva. In ogni ufficio di zona, quindi anche a Lumezzane, c'è del personale che è personale di questa sede specifica, o è personale che viene inviato, diciamo così, tra virgolette, dalla sede centrale? Ma è personale che arriva dalla sede centrale, ma che conosce molto bene il territorio, e non a caso è personale che ha la residenza anche in questi luoghi, per cui ha una conoscenza diretta delle persone del territorio nel quale l'ufficio è inserito. E la nostra politica è sempre stata questa, sostanzialmente vicinanza col territorio. Ma vi faccio un esempio: dietro di me vedete Arfidi Lombardia, il servizio credito dell'Associazione Artigiani. Noi diamo credito alle persone che conosciamo, e conoscere le persone vuol dire che gli imprenditori del territorio danno le informazioni necessarie per poter decidere se un progetto imprenditoriale è finanziabile oppure no. Queste sono le cose basilari che ci permettono di aiutare l'impresa ed aiutare le persone serie e che hanno progetti imprenditoriali validi da poter portare avanti. Quindi, direttore, adesso cominciamo la conoscenza della nostra realtà e della presenza dell'Associazione Artigiani della provincia di Brescia qui a Lumezzane, incontrando la responsabile di questo ufficio. Esattamente sì, Emma Belleri. Belleri è un cognome, penso che la dice molto Valtromplino, e questo appunto per testimoniare quello che si diceva prima, sostanzialmente, quindi persona che conosce molto bene il territorio e persona che è in grado di dare delle risposte immediate alle necessità delle imprese che si avvalgono del nostro ufficio. Emma Belleri è dunque la responsabile di questo ufficio di zona dell'Associazione Artigiani di Lumezzane. Buongiorno Emma. Buongiorno. Da quanto tempo lei lavora qui? Per l'Associazione Artigiani, lavoro da 16 anni e qualcosa, sì. In realtà la sua posizione è giù in sede. Sì, noi partiamo tutti dalla sede. E qualcuno di noi opera anche negli uffici esterni. Ecco, io vado a Lumezzane, a Sarezzo e a Odolo, e il resto lo passo in sede, ecco, perché appunto nella sede c'è il grosso gruppo meraviglioso che mi supporta in tutto quello che è il mio lavoro, perché ecco, io fuori sembro sola, ma in fondo non sono sola, perché appunto ho insomma una marea di persone che mi supportano giù in sede per qualsiasi cosa, per qualsiasi... Proprio perché gli impegni, le necessità, le esigenze della categoria a Lumezzane come altrove evidentemente sono sempre tante e articolate. Quindi il suo compito è quello di, in prima fase, ovviamente raccogliere le esigenze, cioè l'artigiano lumezzanese viene qui, si presenta e dice: ho questa problematica. Lei prende diligentemente atto di tutto e quello che posso lo svolgo, ecco, sì. Perché sono qui apposta, insomma, ecco, generalmente ti possono chiedere informazioni su contabilità, su problemi fiscali, su mutui, finanziamenti, ecologia, ambiente, insomma, noi fuori dobbiamo un pochettino fare, insomma, collegare il tutto con la sede. Ecco. Quindi questa è proprio
è l'associazione artigiani, non dico neanche in piccolo perché è l'associazione artigiani a Lumezzane, quindi tutti quelli che sono iscritti ma anche tutti quelli che ci stanno seguendo o ascoltando possono benissimo rivolgersi anche per un primo contatto qui per informazioni di ogni tipo e di ogni genere. In quali giornate è presente? Allora, io a Lumezzane sono il martedì, il mercoledì e il giovedì il pomeriggio dalle 15 alle 18. Insomma, ecco, in base alle necessità ci si può anche fermare, insomma, ecco, perché gli orari degli artigiani spesso non sono, insomma. Vogliamo anche dire un numero di telefono? Sì, certo. Allora 030 892 13 14. Quali sono, se non dico di fare una statistica, ma quali sono le più impellenti esigenze che un artigiano viene a presentarle? Vabbè, tante di vario tipo e di vario genere, da quelle amministrative a quelle di ogni tipo. Insomma, da quelle amministrative, le paghe, insomma, non so, magari informazioni, oppure finanziamenti, oppure aprire nuove attività, nuove normative, ecco, insomma, di tutto e di più. Ecco, come potrebbe descrivere l'artigiano lumezzanese? Lavoratore, brontolone? No, no. Non lo so, per me brontoloni non nei è. Nei confronti della burocrazia, sì, però, sì. Nei confronti delle sì, scartoffie. Quello sì, insomma, in questi periodi sì, anche perché, ecco, insomma, sono reduci da una crisi che non so se è passata, e però veramente è dolorosa. Ecco, per Lumezzane, secondo me, è stata veramente dolorosa. E adesso mi sembra che però un pochettino si stanno rialzando, ecco, perché è un popolo particolare, secondo me. E lavoratore, lavoratore, lavoratore. Bene, dall'ufficio di zona di Lumezzane con Emma, che trovate qui al vostro primo impatto, alla quale potete, cari amici artigiani, potete rivolgervi per la soluzione, speriamo, per quello che è possibile, perché credo che neanche l'associazione artigiani e nemmeno la signora Emma potrà fare i miracoli. Però sicuramente tutto quello che può essere fatto e può essere agevolato per dare un'attività lavorativa più serena, sicuramente Emma e l'associazione artigiani lo fanno. Ci proviamo. Grazie. Grazie. Miss Valtrompia 2016. Non prendere appuntamento per sabato 10 settembre 2016, dalle ore 10 alle ore 20 allo Chalet Maniva, al Passo Maniva, la finale di Miss Valtrompia 2016. Info 333 366 1406, 030 89 13 473. Miss Valtrompia 2016, Miss Sorriso Valtrompia, Miss Eleganza Valtrompia, Miss Gambe Valtrompia, Miss Capelli Valtrompia. Miss Valtrompia 2016 dai 15 ai 40 anni. La finale allo Chalet Maniva, al Passo Maniva, sabato 10 settembre 2016. Associazione Artigiani di Brescia, la prima organizzazione degli artigiani bresciani. www.assoartigiani.it. Associazione Artigiani, scadenze chiare e gestite. Associazione Artigiani, tutela sindacale. Associazione Artigiani, opportunità professionali. Associazione Artigiani, risorse disponibili. In Valtrompia, l'Associazione Artigiani ti accoglie negli uffici di zona di Lumezzane e di Sarezzo. A Lumezzane, in via Massimo D'Azeglio al numero 11B, telefono 030 8921314. A Zanano di Sarezzo, in via Dante 51, telefono 030 802181. Associazione Artigiani, lavoriamo per restituirti il tuo tempo.
L'Alta Valtrompia vi accoglie con l'Associazione di Promozione Turistica del Territorio di Tanghetti Simone, APT Le Valli Bresciane. L'Alta Valtrompia vi affascina con la pesca sportiva al lago d'Asdana. L'Alta Valtrompia brinda con voi con la Enoteca Ca Brusade a San Colombano. L'Alta Valtrompia vi dà il benvenuto alla Locanda Bonardi al Maniva, cucina tipica di montagna. L'Alta Valtrompia vi delizia con i formaggi Tre Valli di Zanini Silvio a San Colombano. L'Alta Valtrompia vi ispira bellezza con Punto Style di Pamela Gatta a Bovegno. L'Alta Valtrompia vi aspetta al Crystal Resort Hotel Ristorante Centro Benessere di San Colombano di Collio. L'Alta Valtrompia vi sorride con la Trattoria Tamì in Piazza Zanardelli 9 a Collio. L'Alta Valtrompia vi accoglie con la APT Le Valli Bresciane di Tanghetti Simone, www.aptlevallibresciane.com. Eccoci nell'ufficio di zona quindi di Lumezzane, Associazione Artigiani della provincia di Brescia, e siamo con alcuni imprenditori artigiani. Nell'ordine in cui ve li presento abbiamo Walter Picaroletti, cui segue a fianco Diego Serventi, Rocco Ferraro che è il delegato comunale di Lumezzane, e poi Ugo Sanvitti, che fra l'altro, oltre che lumezzanese ovviamente, è presidente del Consorzio dei Pasticceri, e poi Mauro Bossini, e al suo fianco Leo Franco, imprenditori artigiani lumezzanese che ogni giorno, in ogni momento della loro attività, nella loro azienda, vivono la necessità di avere qualcuno come l'Associazione Artigiani che li tutela, che li aiuta, che li stimola e che gli risolve possibilmente tante problematiche, anche e soprattutto magari di tipo burocratico, ma poi e amministrativo, poi lo vediamo a sentire, in modo tale che il fare impresa risulti possibilmente più snello e tolto da ogni vincolo spesso inutile. Comincerei con il delegato Rocco Ferraro. Prego. Beh, innanzitutto vorrei ringraziare l'Associazione Artigiani, il presidente Agliardi, che ancora oggi ci conferma la sua vicinanza e il suo supporto a quello che riguarda il nuovo gruppo di Lumezzane. Abbiamo aderito a questo incarico perché pensiamo di avere ancora tanto entusiasmo, quindi abbiamo accettato questo incarico con tanta voglia di fare, anche perché riteniamo l'Associazione Artigiani punto di riferimento centrale non solo per quello che riguarda l'ufficio e gli artigiani di Lumezzane, ma per quello che riguarda un po' tutta la provincia di Brescia. Quindi noi abbiamo aderito da tanti anni, io poi sono da oltre 20 anni iscritto all'associazione, abbiamo formato tanti altri gruppi precedenti con presidenti diversi, di cui ringrazio per il lavoro che hanno svolto e che ci ha preceduto. Oggi abbiamo formato questo nuovo gruppo cercando di prendere le diverse tipologie e settori dell'economia di Lumezzane proprio per riportare al centro dell'attenzione quello che riguarda i bisogni di Lumezzane, e non c'è di meglio che andare a creare un gruppo di cui può essere rappresentativo di tutti i settori dell'economia lumezzanese. Infatti il rilancio dell'Associazione Artigiani sul territorio di Lumezzane passa proprio attraverso questa nostra capacità di creare un nuovo progetto che dia stimoli, opportunità
per creare nuove idee, per essere punto di riferimento per tutti i servizi che fa l'Associazione Artigiani, ma anche per creare qualcosa di nuovo su cui ha bisogno Lumezzane per il suo rilancio. Tant'è vero che questo si chiama proprio progetto di rilancio. Quindi, detto questo, occorre dare la parola innanzitutto a tutti gli artigiani. Occorre andare chi lo richiede, ma anche chi fa parte del nostro iter giornaliero, gli artigiani che conosciamo, andare proprio nelle proprie aziende e creare anche delle riunioni a tema, di cui il presidente Agliardi ha dato la sua piena disponibilità, perché l'Associazione Artigiani di Brescia vuole essere direttamente nell'azienda degli artigiani per capire le problematiche, i disagi, farci carico di questo disagio e poi portarle all'istituzione di conseguenza e di competenza che ci sono. Le sfide del futuro sono sempre quelle. Ormai sappiamo tutti quali sono le problematiche, che può essere il credito, la burocrazia, le tasse, le infrastrutture che tartassano la Valtrompia e di cui sappiamo perfettamente il riferimento va all'autostrada, i costi dell'energia che tanto pesano sulle nostre attività. Poi per quello che riguarda il gruppo abbiamo tante idee, tante iniziative, ma il messaggio che vogliamo dare inizialmente è quello che oggi bisogna creare un'energia unica, dobbiamo fare sistema per poter eventualmente uscire da questa situazione di stallo che si è creata in questi anni. Come facciamo? Abbiamo le idee ripercorse ancora negli anni precedenti, vogliamo fare delle convenzioni con tutte le attività che esistono sul territorio di Lumezzane, convenzioni che possono portare un valore aggiunto al gruppo, un valore aggiunto a tutti i tesserati dell'Associazione Artigiani per creare valore ed economia a chilometri zero. Vogliamo creare delle convenzioni con le banche per essere a supporto a quello che può essere il finanziamento, i servizi, il risparmio per quello che è la banca stessa e tutti i servizi che può erogare la banca. Vogliamo creare anche delle visite all'interno, un progetto per quello che riguarda nella scuola che era stato già fatto diversi anni fa, ma vogliamo riproporlo, perché crediamo che il patrimonio dei saperi dell'Associazione di tutti gli artigiani possa essere di aiuto a quello che può essere i giovani sull'indirizzo futuro da intraprendere, quindi l'esperienza degli artigiani portata all'interno della scuola può essere anche da stimolo per quello che riguarda le scelte future. E poi ci sono tante altre idee che vedremo all'interno del nostro gruppo e in collaborazione anche con, come dicevo prima, il presidente Agliardi che ci ha detto che e conferma la sua presenza al nostro fianco per essere di supporto a tutti gli artigiani che sono qui a Lumezzane. Grazie a Rocco Ferraro, che è il delegato comunale dell'Associazione Artigiani di Lumezzane, che ha bene, a mio parere, sintetizzato quali sono, qual è la presenza dell'Associazione Artigiani, quali sono le problematiche che può avere e che ha un'azienda artigiana, toccando tutte le varie problematiche, dal finanziamento alla viabilità, all'esistenza, alla burocrazia e quant'altro. Sentiamo Ugo Sanvitti, lumezzanese, ripeto, presidente del Consorzio Pasticceri. Prego. Sì, sono Ugo Sanvitti, presidente del Consorzio Pasticceri di Brescia, da Artigiani. Faccio parte anch'io da 20 anni dell'artigiano. E come si può dire, io credo in questo gruppo perché questo gruppo deve dare forza agli artigiani qua di Lumezzane, dentro questo bacino. Così
io pasticcere, conoscendo le problematiche dei miei colleghi, spero che qualcuno creda in me e venga così aiutarci facendo gruppo e dandoci un pochettino di idee, scambi di idee e problematiche che ci sono sia nella ASL, nella HCCP, tutte le altre cose che ci sono nella tracciabilità che l'artigiano dell'associazione artigiano ci può aiutare. Altro imprenditore artigiano lumezzanese, Mauro Bossini. Buongiorno a tutti. Diciamo che questa avventura deve essere concreta per il territorio, quindi cercare di capire quali sono le problematiche del nostro territorio lumezzanese, anche se siamo a conoscenza, ma soprattutto cercare di far capire ai nostri colleghi imprenditori di lavorare come in community, perché il gruppo può trovare altre soluzioni e insieme si possono trovare più soluzioni. Tant'è vero che nel business attuale si sta parlando molto di sharing business, quindi di lavoro in community, perché l'unione fa la forza. Quindi credo e spero che tutti i nostri imprenditori mezzanesi possano credere che nella forza di insieme possiamo ottenere qualcosa di più e quindi avere anche delle informazioni maggiori per quello che riguarda tutte le soluzioni o le possibili soluzioni che si possono trovare in merito. Sentiamo anche l'esperienza di Walter Piccaroletti, imprenditore lumezzanese, in quale settore e quali le esigenze portate avanti. Buongiorno, io sono Piccaroletti Walter, ho un'azienda di impianti elettrici e faccio parte di questo gruppo, ho già fatto parte di questo gruppo, di un gruppo già tempo fa, voglio ricominciare di nuovo l'esperienza che ho avuto prima. Voglio portarlo avanti e ci credo che l'Associazione Artigiani ci aiuta, che ci aiuti a noi artigiani qui di Lumezzane, perché ne abbiamo bisogno sulla sicurezza, sul prestito. Quindi le esigenze stanno emergendo, l'esigenza comunque è soprattutto di fare gruppo, di essere uniti, di credere in un'associazione, di credere nell'Associazione Artigiani. Presumibilmente questo è anche il parere di Diego Serventi, sentiamo la sua esperienza e, data anche la giovane età, le sue esigenze in campo artigiano. Io sono Serventi Diego, ho un'attività di tinteggiatura, una ditta di tinteggiature nel territorio di Lumezzane, e come appunto dicevano i colleghi credo in questa cosa e cerchiamo di fare appunto gruppo, come dicevano appunto i colleghi, l'unione fa la forza, e credo in questa cosa, mi metto a disposizione per la categoria e per trovare soluzioni che possano essere di aiuto all'artigianato. Altro imprenditore artigiano lumezzanese che abbiamo presente oggi negli uffici di zona di Lumezzane è Leo Franco. Buongiorno a tutti, sono Leo Franco. Non sono veramente un artigiano, ma opero nel settore commerciale dell'automotive dall'82. Ho già fatto parte di questo gruppo nel passato e credo nel rilancio di questa nuova iniziativa lanciata da Rocco Ferraro, il nostro presidente, e spero che porti dei buoni frutti, anche perché ci sono state delle buone motivazioni, dei buoni discorsi fatti in passato e saranno sicuramente rilanciati e si spera bene nel futuro cosa succederà. Abbiamo sentito così, seppure sinteticamente, quella che è la presenza degli artigiani a Lumezzane, dei loro rappresentanti, degli iscritti all'Associazione Artigiani, e come abbiamo iniziato questo nostro familiare colloquio, concludiamo anche ridando la parola, per così dire, al presidente comunale Rocco Ferraro. Prego. A questo gruppo si possono aggiungere anche tutte le persone, tutti gli artigiani di Lumezzane che hanno il desiderio di mettere le proprie energie come volontariato al servizio della categoria artigianale. Su questo noi ci puntiamo molto, siamo disponibili, le nostre porte sono sempre aperte, se qualcuno avrà voglia di contattare tutte le persone che fanno parte del gruppo, che ben vengano, noi siamo disponibili e cercheremo con ogni
guardando ogni aspetto e ogni possibilità per cercare di migliorare la categoria artigianale di Lumezzane. Si è aggiunto il presidente dell'Associazione Artigiani di Brescia, il presidente provinciale Bortolo Agliardi, che già nella prima trasmissione che abbiamo avuto, in una precedente trasmissione, abbiamo sentito concludere quelli che sono i servizi, la descrizione dei servizi che l'Associazione Artigiani dà nel suo complesso, il personale ben preparato, la realtà dell'avvicinamento alla categoria, il tentativo, a volte riuscito, a volte forse un po' meno, di superare tutte le difficoltà che un'azienda trova fin dal momento in cui parte al momento in cui poi è in attività. Qui siamo a Lumezzane, Presidente, lei è in mezzo a rappresentanti della sua categoria. A Lumezzane c'è qualche cosa di peculiare, di diverso dell'Associazione Artigiani, degli artigiani rispetto ad altre aree della provincia? Quindi a lei la parola. Buongiorno a tutti, io ringrazio innanzitutto gli amici di Lumezzane che sono qui con me, che hanno tolto il loro tempo prezioso dalle aziende e l'hanno messo a disposizione di tutte le categorie dei nostri associati. Lumezzane è la storia dell'artigianato, non è che Lumezzane è un arrivo, Lumezzane è una partenza. Una partenza perché dal piccolo artigiano che ha voluto solcare oltre i confini territoriali, ha fatto poi diventare queste realtà da artigianali a industriali, perché tutti sono partiti dalla realtà artigianale. Che dire, è un territorio che ha solo da dare come insegnamento, perché la capacità e la qualità, l'innovazione, la caparbietà di questi imprenditori ormai è un dato storico. Non è che bisogna riaffermarlo, è così. Certo, anche loro stanno soffrendo ciò che è accaduto negli ultimi 8-9 anni. Ma da qui, oltre le analisi che continuano a essere fatte, noi dobbiamo passare al punto successivo. Le analisi ormai le conosciamo, dobbiamo analizzare cosa fare. Per cui, quando sento la volontà di ritrovarsi, quando sento la volontà di cominciare a ricomunicare, vuol dire che abbiamo un terreno fertile e il seme è un seme buono. La crisi che è arrivata nel 2009-2010, e poi lì si è chiusa e è cominciato il nuovo mercato, ma continuano a chiamarla crisi e chiamiamola come ne hanno voglia gli altri, ma questo è il mercato che volente o nolente in tutti i settori, dal pasticcere all'imbianchino, all'assemblatore, al commerciante, all'industriale, devono comunque confrontarsi e convivere, ci porta obbligatoriamente a rivedere tutte le nostre posizioni, tra cui la posizione che è dimostrata quella più debole è l'individualismo. Se una volta si pensava che piccolo e solo era bello, perché custodivo all'interno della mia realtà produttiva tutti i miei segreti e tutti i miei valori aggiunti, oggi il chiudersi così a riccio rischia di autosoffocarti. E questa è la dimostrazione della volontà che c'è nella gente di comunicare e fare rete. Ma bisogna andare oltre nel senso che oltre a cercare i mercati che sono i mercati nuovi, ammesso e non concesso che ce ne siano ancora di mercati nuovi nel mercato globale, quello che è fondamentale è, secondo me, interagire nella più grande rete che c'è già costituita, che è la rete dell'Associazione Artigiani, cioè far interagire le 16.000 realtà che fanno parte della nostra associazione, perché se già 16.000 realtà cercano di conoscersi, vanno a creare
un indotto non indifferente, uno per conoscenza territoriale, due per scambio culturale, tre per quella sana contaminazione che ci deve essere del nostro saper fare l'imprenditore, nostro per saper vivere, perché si parlava prima con Ferraro che non si vive di solo lavoro, ma ci deve essere anche qualcos'altro che dia energia per ricominciare una nuova giornata con un nuovo spirito. Per cui è fondamentale che la gente capisca che stando soli non si va da nessuna parte. Stando soli si avrà sempre di più la sensazione di essere abbandonati, essere accerchiati da una realtà che a volte non sembra amica, anche se, tra virgolette, è quella realtà burocratica che fa parte come pacchetto di maggioranza delle nostre aziende, visto quanto ci costa mantenerla. A questo punto qua noi non andiamo adesso a parlare di quelli che sono i problemi che già conosciamo, infrastrutture, burocrazia, credito, internazionalizzazione. Andiamo a parlare di cosa si può fare noi, perché avendo ben chiari quali sono i problemi, dobbiamo renderci conto di risolvere i problemi, perché la gente ha bisogno di lavorare. Lavorare come? Serenamente, con il minor dispendio possibile di energie e soldi che non ci sono. E questo è il percorso che deve fare l'associazione. Cos'è che deve fare un'associazione? L'associazione deve chiamare a sé i propri associati e capire, tramite la loro voce, di cosa hanno bisogno. E deve educarli a ciò che il mercato esterno può offrire loro come possibilità di maggiore professionalità, con certificazioni, conoscenze con istituti di ricerca, perché non si finisce mai di imparare e non si finisce mai di essere professionisti, alti professionisti nel proprio settore. E logicamente accompagnarli a fare, a vedere al di là di quella che è questa siepe. Cioè la siepe del futuro la si passa solo con la voglia di innovarsi, cambiarsi e uscire dal proprio territorio, con la mente, non delocalizzando le imprese. Cos'è che è fondamentale? È fondamentale che in un territorio la gente che si è sempre stimata e si è sempre rispettata, rispettando chiaramente i singoli interessi, porti adesso anche l'interesse all'interno di questa conoscenza unitaria e si faccia sistema, perché solamente quando si raggiunge un numero ancora più grosso tra associati ed esigenze degli associati, avviene questo meccanismo magnifico, se le associazioni sono sane, che è quello dell'abbassamento dei costi. Che è quello l'obiettivo da arrivare, perché non è che l'associazione sia una realtà che viene a prendere, deve essere alimentata dagli associati, ma poi deve ridare cosa? Qualità, servizi, sicurezza. Noi all'interno abbiamo le realtà che sostengono tutte le categorie e tutte le esigenze che le categorie dal punto di vista legislativo e burocratico hanno. A che cosa? Ai costi minori del mercato. Ma perché? Perché noi, pagati i costi, non abbiamo l'esigenza che ha un professionista esterno di dover mettere un ricarico e di conseguenza noi modelliamo quelle che sono le esigenze che hanno le aziende, logicamente calmierando i costi, perché i costi oggi è il primo grande nemico. Seconda cosa, la situazione va sul territorio perché per aiutare gli associati non è solo venendoli a trovare e venendoli ad ascoltare, ma è portare la struttura dell'associazione nel territorio a risolvere i problemi nel territorio. Corsi di formazione, la gente non deve più staccarsi e andare, venire in sede con degli aggravi doppi, perché uno, la formazione, come tutti sappiamo, la legge ci obbliga a farlo in orario di lavoro. E già questo secondo me è un'assurdità, perché se io formo il personale, perché devo pagargli le ore e poi pagare la formazione? Lo Stato, come socio di maggioranza, deve pagarne uno dei due. O mi paghi la formazione o non mi fai pagare le ore, te le accolli tu, perché altrimenti mi sembra che sia un duplice furto. Noi dobbiamo venire sul territorio per fare una formazione di qualità, perché ricordatevi bene, signora artigiani, che nel momento stesso in cui viene presentato a un responsabile della sicurezza, a un controllo della qualità, un certificato fatto dall'azienda Pinco Pallo e un certificato fatto da un'associazione di categoria come l'associazione artigiani, i nostri certificati non vengono mai presi in discussione, vengono presi come oro sacro, perché la serietà di 70 anni di formazione
e la serietà del confronto continuo con gli enti controllori ci fanno onore e di conseguenza noi veniamo a fare la formazione nel territorio degli associati con un minimo di presenza, chiaramente, che ripaga almeno i costi, altrimenti il gioco beneficio costo non c'è, in modo tale che alleviamo quelle che sono le problematiche che possono avere i nostri associati, perché il far scendere le persone in città per fare il corso potrebbe essere un ulteriore dispendio. Le categorie sono fondamentali, perché le categorie sono la culla del conoscere di ogni attività. Abbiamo qui di fianco il presidente dei pasticceri, che tra virgolette all'interno del suo gruppo ha un pasticcere che sembra che sia abbastanza conosciuto in giro, dal quale ha ricevuto sicuramente degli input e dal quale noi dobbiamo riconoscere il fatto di averlo come emblema della nostra azione. E parliamo di Gino Massari, che oltre che essere un grande maestro è un grande uomo, e di conseguenza cos'è che potrebbero fare una categoria come la loro? Insomma, hanno secondo me un rappresentante che compatibilmente con le sue disponibilità attuali può essere il portavoce di innovazione e di coinvolgimento di quelli che saranno il futuro, cioè i piccoli pasticceri del futuro nella nostra provincia. E questo è un particolare. Ma per quanto riguarda Lumezzane ci sono una valanga di particolarità lavorative che non voglio nominarle tutte perché ne dimenticherei qualcuno e farei dispetto a qualcun altro, ma la capacità del fare e la qualità del fare qui ha segnato la storia di quello che è l'imprenditoria bresciana. Noi come associazione, loro come lui come responsabile del comune di Lumezzane per quanto riguarda l'associazione artigiani, loro come responsabili delle categorie sono a disposizione per fare in modo che questi locali a Lumezzane siano la casa di tutti, nel senso che prima di essere associati da noi non è obbligatorio essere associati per sedersi a questo tavolo. Qui la porta è aperta, c'è la signora Emma che è la delegata da parte della struttura a redigere l'ufficio di Lumezzane, sarà in grado di spiegare i servizi che noi diamo e se c'è l'esigenza di annotare degli appuntamenti per degli incontri o in sede o qui con chi ne avrà di bisogno. Qui la porta è aperta a tutti. Dopo logicamente la scelta di associarsi o no alla nostra associazione lo lasciamo chiaramente alla valutazione di serietà e professionalità che lasceremo trasparire quando noi interloquiremo con le persone che ci vengono a richiedere. Da noi vige la regola della chiarezza. Da noi si paga solo la tessera annuale, con nessun balzello nascosto da nessuna parte. Noi siamo l'unica associazione che ad oggi chiediamo l'onere della tessera e nient'altro. Che qualcun altro abbia il coraggio di spiegare come munge i propri associati. Noi prendiamo la tessera annuale, per cui non c'è nessun vincolo che noi annualmente andiamo a raccogliere il consenso di questa gente che crede in noi. E questo è il nostro grande vanto. Non ci sono firme occulte che bisogna fare, non fare, altrimenti. Assolutamente no. Per noi, da noi è 70 anni che vige la chiarezza, l'onestà e l'integrità morale. E noi è quello che vogliamo portare avanti. Secondo noi il fatto di non venire a mettere dentro il naso vuol dire non essere ancora maturi per fare gruppo. Chi ha voglia di fare gruppo ha il sacrosanto diritto di venirci a contattare e noi dovremmo essere bravi per cogliere quelle che sono le proprie esigenze e perché no, ammaliarlo. D'altronde abbiamo qui la persona più indicata che potrà dare i primi chiarimenti che ne avrà di bisogno. Le convenzioni. È importante sentire ciò che hanno detto i delegati di Lumezzane, perché oltre a quelle che sono le convenzioni
che sono provinciali, è bello sentire che hanno raccolto lo spirito che l'associazione ha mandato, quello di ritornare con dei servizi ad hoc agli associati, dei benefici gratuiti. Questo vuol dire fare associazione, questo vuol dire fare gruppo.